È la prima di Coppa Italia, gara secca di fronte all'Adriatico Pescara e Vis Pesaro, comprensibile turnover esordio per Sommariva e De Marino, dal primo minuto anche l'ex Saccari, Palmiero e Germinario davanti Colai e Delle Monache a supporto di Tupta, riferimento centrale nella Vis solo under, alcuni dei quali al debutto assoluto, formazione sperimentale 4-3-3 in attacco Grau, Ngom e il 21enne Sosa, figlio del Pampa, Roberto, ex centravanti di Udinese e Napoli. Pescara subito aggressivo al terzo, Delle Monache sterza su Nina, ignora Colai e conclude, pallone oltre la traversa. Minuto 26, pressaltissimo Brosco, deve impegnarsi Tupta, invito in mezzo, Zoya devia sul palo. 29esimo, in evidenza De Marino, l'ex Juve under 23, allunga la falcata, invito a ritroso, non impeccabile Zoya, palla gol per Colai, Campani si oppone, tapin di Germinario, altra respinta dell'estremo marchigiano. Trascorrono 7 minuti, Colai riceve da Tupta, destro radente che fredda Campani, 1-0 Pescara, ripresa festival del gol, primo minuto Colai per Delle Monache, da Tergo Garau in ritardo, calcio di rigore che l'italo albanese trasforma spiazzando Campani. La Vis prova a reagire da fuori, il neo entrato Marcandella fendente che si stampa sul palo e solo un attimo, versante opposto, dai e vai sulla fascia, Saccani, Delle Monache, Saccani, assist per Tupta, il primo tentativo è frustrato da Campani, il secondo è quello giusto, 3-0, prima rete in biancazzurro anche per l'ex Verona. Sale in cattedra il più giovane, Marco Delle Monache, servito in profondità da Palmiero, uno contro uno con Garau, non esattamente un difensore, serie di finte e diagonale chirurgico, 4-0, prima gioia tra i professionisti per il 17enne di Cappelle sul Tavo. Subito dopo il classe 2005 ispira Tupta che di prima intenzione scheggia la traversa, non è finita al minuto 68, altra griff di Marco Delle Monache, a 5 dal termine, partecipa al festival del gol anche Cuppone, subentrato a Colai. Altra bella notizia, il ritorno in campo di Aloy e dopo oltre 5 mesi di Luca Crecco, finisce 6-0 tra meno di un mese, secondo turno all'Adriatico, sempre in gara secca contro il Gubbio di Piero Braglia.